L'ateismo è la liberazione del popolo dal controllo dei preti attraverso il cristianesimo. No, questo è insignificante. L'ateismo è la schiavitù del popolo ai potenti. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Salve indagatori. Detesto le contraddizioni. Ho scoperto una contraddizione eccezionale che presenterò in un altro canale e della quale voi potrete diventare dei promotori. In questo canale vi preparo con delle contraddizioni veloci. Via con l'indagine. Settembre 2021. Oggi. L'uomo di oggi non sa agire per i propri interessi. Inquadriamo l'ultima situazione in cui è caduta la popolazione atea. Da un anno e mezzo circa, appena il COSO 2019 comincia ad agire in una persona, i medici prescrivono il rimedio del paracetamolo e l'attesa del peggioramento, che facilitano la morte anziché la guarigione. E la maggioranza della popolazione ancora non pretende vere cure farmacologiche immediate, come avviene invece per qualunque altro problema di salute. Dunque, la maggioranza degli uomini di questo tempo comprende certamente la contraddizione, ma non sa agire per i propri interessi vitali. Inoltre, una parte di questa maggioranza, toccata nel vivo degli interessi personali, si domanda il motivo per cui fare il Vax 2020 dai novantenni fino ai dodicenni, quando invece la risposta è ovvia, perché il vero obiettivo sono i dodicenni, e poi i seienni, e poi i treenni, quantomeno per giungere all'obbligo generale a partire dal gennaio 2024, e poi anche per chissà cos'altro. Di nuovo, la maggioranza degli uomini di questo tempo intuisce la contraddizione, ma non sa reagire per difendere i propri interessi vitali. Ho la tua attenzione, uomo ateo del 2021. Questa indagine mostra la contraddizione più importante che è stata messa in testa agli uomini da circa un paio di secoli e che ha portato attualmente gli italiani, tra le tante altre cose, al passaggio dalla Repubblica Democratica post-partigiana alla Repubblica Marchese del Grillo. Io so io e tu obbedisci. Domani, il futuro dell'Occidente progettato dai ricchissimi. Questo è lo Strategic Intelligence riguardante il COSO 2019. In particolare è evidenziato il ruolo dei media. C'è anche quello riguardante il Vax 2020. E poi tanti altri. Sono stati pianificati dal World Economic Forum per la realizzazione del Great Reset, ossia il grandioso azzeramento, annunciato nel maggio 2020, che deve portare alla realizzazione, ad ogni costo umano, di un Occidente a zero emissioni e zero differenze sociali. Ossia, al di sotto di questi proclami pubblicitari,
si tratta dell'azzeramento dei diritti individuali per la giustificazione dei diritti collettivi, ma con lo scopo ultimo di abbassare il costo del lavoro al di sotto di quello cinese e africano. Che cosa farà la maggioranza italiana, da sempre priva del valore nazionale e completamente atea a partire dagli anni 90? Subirà questo progetto dei ricchissimi in silenzio. Per di più, li aiuterà anche contro i propri interessi vitali, pur di sentirsi dalla parte della forza, pur di credere di avere un valore maggiore rispetto al presente. Il quadro L'Angelus di Millet, o Millier, vedete voi. Questo è il quadro di François Millet, L'Angelus, del 1858 circa. Mostra due persone in un campo che recitano insieme la preghiera di mezzogiorno, chiamata Angelus. Probabilmente, al tempo, era consuetudine attendere il suono delle campane delle chiese in lontananza e poi recitare insieme l'Angelus, che è il ricordo dell'incarnazione di Dio nel grembo di Maria. Fine della curiosità storico-artistica. Ora, che cos'è il cristianesimo? Tra le tante cose, primo, è l'affermazione che Dio è intervenuto sulla terra in Egitto a favore degli schiavi anziché degli egiziani. È anche l'affermazione simile che il Figlio di Dio è sceso personalmente sulla terra per salvare gli uomini dal peccato. Secondo, il cristianesimo è l'affermazione che queste due persone del quadro sono due figli di Dio e guai a chi li tocca, perché chiunque li inganni, li derubi o diminuisca la loro vita, sarà punito da Dio per l'eternità. Se questo è il cristianesimo, che cos'è l'ateismo? Primo, è l'affermazione che Dio non esisterebbe. Dunque, non esisterebbe nessuna entità in aiuto dei deboli. Secondo, l'ateismo è l'affermazione che il peccato non esisterebbe. Dunque, non esisterebbe nessuna ingiustizia degli uomini contro gli uomini, dei forti contro i deboli. Terzo, l'ateismo è l'affermazione che queste due persone del quadro, secondo il fascismo, sarebbero stati due italici agricoltori. Secondo il comunismo, sarebbero stati due proletari. Secondo il catechismo della pubblica istruzione, sarebbero l'evoluzione dalla scimmia. Secondo il superliberismo, sarebbero due collaboratori a partita IVA, imprenditori di se stessi. E infine, secondo i ricchissimi del World Economic Forum, sarebbero la causa dell'inquinamento della terra e della perdita di concorrenzialità delle imprese occidentali rispetto a quelle cinesi. Pertanto, oggi, o voi vi ponete in questo quadro, oppure i ricchissimi vi porranno in questi quadri.
dove siete assenti come persone e siete presenti solo come problema da risolvere. Leggete un po' qui. The plight of European democracy. Il plight, ossia la situazione critica, il ginepraio delle democrazie europee, che significa che per i ricchissimi del World Economic Forum le democrazie europee sono un problema perché sono troppe. Ossia, i tanti parlamenti sono un problema per loro non solo per il costo della loro corruzione, ma sono un problema soprattutto i vostri voti, perché sono la dimostrazione dell'esistenza dei diritti individuali e sono anche la loro pratica periodica. L'intrico delle democrazie europee deve essere risolto semplificandole. Auguri. L'inizio dell'ateismo popolare è avvenuto a partire dai primi del 1800, quando si è cominciato a far circolare nella cultura della società la definizione dell'uomo come figlio delle scimmie, in sostituzione di figlio di Dio. Il che ha significato automaticamente sostituire la legge dei rapporti tra gli uomini, dell'amore degli uni verso gli altri, con la legge della natura, quella della sopravvivenza del più forte, ossia del dovere del più forte di indebolire il più debole, per il rafforzamento della razza o della specie umana. Gli artefici di questo cambiamento sono stati i ricchissimi inglesi del 1800, della Royal Society, che era il World Economic Forum di allora, per i quali l'uomo vale per i soldi che ha, anziché perché ha un destino eterno. Il risultato oggi. Il risultato è facile da stabilire per chiunque. A partire dagli anni 90, in questo mondo senza più il timore del giudizio di Dio, il rispetto verso l'uomo è andato aumentando di giorno in giorno oppure è andato diminuendo? I veri colpevoli. I maggiori artefici della perdita della dignità trascendente dell'uomo sono stati forse l'illuminismo, il positivismo, il romanticismo, il nazionalismo fascista, il razzismo nazista, l'ateismo comunista, i boom economici degli anni 60 e 80, il superliberismo menefreghista odierno? No. I colpevoli del colpo di grazia alla dignità trascendente dell'uomo sono stati i papi, da Giovanni XXIII in poi. Bravi papi, tutti all'inferno. Nella seconda parte, gli stupidi erano invece quelli intelligenti, il limite di considerarsi poco importanti, e tutti vittime paracvax, con l'esempio 1 dell'OxyContin. Alla prossima, e indagatore, qua c'è il prossimo video.